5 Stelle alle prese con il nodo candidature per le prossime elezioni politiche. Di Maio attacca Salvini, nessuna affinità con lui, è incoerente. Claudia Mazzola. Chiudere in fretta sulle regole per le candidature per le prossime politiche. La partita è in mano a Grillo, ma in campo restano anche Di Maio e Casaleggio, entrambi a Milano oggi. L'obiettivo è evitare la rete a maglie larghe che nel 2013 ha portato dentro di tutto, come hanno ripetuto gli stessi vertici facendo autocritica. Deputati e senatori uscenti, come chiesto da Paola Taverna, vorrebbero essere ricandidati senza passare dalle parlamentarie, ma i vertici non sono disposti ad erogare al principio delle regole uguali per tutti. Il movimento spera di avere 250 parlamentari nella prossima legislatura, quindi sulla carta ci sarebbe posto per tutti. Intanto ripartono le votazioni sul programma, tra le priorità welfare e misure sociali, e Di Maio attacca i partiti. Il Censis ci dà dei dati che sono impressionanti su questo paese, 1,6 milioni di famiglie in povertà assoluta. Questo è un problema enorme per il nostro paese e che dobbiamo necessariamente affrontare, non con i bonus e le mancette. E poi c'è la Lega. Di Maio attacca Salvini, con lui nessuna affinità, è incoerente. Sul territorio però scoppia un'altra polemica. Sotto i riflettori Valentina Puglisi, maestra in una scuola di Torino, ma da giugno eletta consigliere comunale a Mister Bianco, provincia di Catania. Non la vediamo mai, il giudizio della preside, lei si difende, non commetto alcuna irregolarità, ma l'ufficio scolastico provinciale ha aperto un'indagine.